Ora si registrerà la conferenza. Buonasera a tutti. Oggi è il 18 giugno, siamo qui riuniti per discutere degli elementi più particolari di questo ultimo periodo relativamente al diritto e al processo del lavoro. Oggi però è una giornata particolare, nel senso che è giunta proprio oggi notizia che un sindacalista nel Nuvarese, Adil Belakdim, nel corso di una manifestazione di protesta è stato ucciso da un conducente di un tir che ha cercato di sfondare il blocco della manifestazione. Ritengo necessario evidenziare questo accadimento perché denota una situazione che si è venuta a degenerare negli ultimi decenni per quanto concerne sia il diritto del lavoro che tutte le garanzie anche costituzionali che per anni hanno garantito una certa forza di contrattazione e di rappresentanza sociale dei lavoratori. È noto che sono poco più di 50 anni dallo Statuto dei lavoratori, ma è altresì da evidenziare che negli ultimi 30 anni, a causa di una mal interpretata volontà di seguire quelle che possono essere le spinte del mercato a livello sia globale che locale, siano stati in forte maniera assecondate delle spinte che appunto il mercato ha determinato, creando invece delle profonde fratture e dei disagi e delle perdite di diritti, venendo a veramente modificare quelli che erano i modelli e gli istituti tradizionali cui se eravamo abituati, portando ad un deciso arretramento dei diritti dei lavoratori nel nostro ordinamento. Siamo oggi collegati con Piero Panici e con Elena Poli che ci rappresenteranno in particolar modo questo ulteriore ultimo periodo che siamo andati a vivere con questa problematica determinata dal Covid, con ulteriori normative emergenziali che sono venute a modificare ancora una volta ed ad intervenire in quello che è il diritto del lavoro. È una materia che è sempre stata più colpita e disastrata da negli ultimi decenni, da un insieme di normative che ne hanno minato fortemente la consistenza. Io ho il piacere di introdurre e presentare Piero Panici e Elena Poli. Vedrò di moderare laddove siano moderabili i loro interventi e passo per dare anche un certo sviluppo fresco alla nostra riunione, la parola a chi di loro due vuole cominciare. Penso Elena, se ricordo bene il pensiero di Piero. Non ti sentiamo, non so se devi. Ecco.
Sì, volentieri comincio io, anche se riflettendo su questo tema, sul tema del processo del lavoro e dell'intervento, di cosa è capitato in quest'ultimo periodo, ma soprattutto di quello che pensiamo potrà capitare d'ora in poi, perché una parte di quello che è successo è destinata a permanere, a mio avviso. E bisognerà capire come e in che modo. Però mi sono resa conto che forse una buona parte delle modifiche che sono state fatte nella pratica, oltre che a volte nella normativa, ma proprio nella pratica del processo del lavoro, sono intervenute ben prima del periodo della pandemia e della legislazione dell'emergenza, e che tutto sommato alcune delle norme sulla legislazione dell'emergenza hanno raccolto le modifiche intervenute fino ad ora e ne hanno in qualche modo come dire, ripreso e proseguito l'indirizzo. Allora, per questo ho pensato di andare a capire, di ripassare, si può dire così, che cosa è stato il processo del lavoro e come si è sviluppato, perché. Su quali principi e con quali criteri e che cosa è successo da un certo momento in poi al processo del lavoro, appunto. Così facendo ho riscoperto in realtà che una parte dei principi che hanno retto il processo del lavoro dal 1973, ma anche da qualche anno prima, cioè dall'introduzione della riforma del processo del lavoro, affondano le loro radici molto prima, e cioè al diretto ridosso della prima rivoluzione industriale. Nel senso che allora, in assenza totale di una come dire, di una normativa che regolasse il rapporto di lavoro, perché non esisteva una normativa. Nel 1983 sono stati istituiti i collegi dei provviviri. I collegi dei provviviri erano dei collegi di giudici non togati, non ai quali era stata affidata la soluzione delle prime vertenze di lavoro tra imprenditori e gruppi di lavoratori, neanche sindacati o lavoratori organizzati, ma gruppi di lavoratori. Mi ha stupito ripassare questa cosa perché ho capito che allora, ho rivisto che allora, la creazione di questi collegi è stata istituita in ragione della sfiducia che i lavoratori nutrivano nei confronti della magistratura borghese. E quindi una pressione dei lavoratori ha indotto a costituire una sorta di magistratura che originariamente doveva essere deputata alla conciliazione delle controversie, che in realtà è poi diventata abbastanza rapidamente una sorta di produttrice di giurisprudenza, una produttrice di giurisdizione effettiva, traducendo in pronunce quelle che erano il diritto operaio di allora, che era un diritto vivente, cioè non era un diritto formalizzato, era il diritto costituito dalle vertenze via via che si venivano a creare e dalle soluzioni che gli venivano date.
La sfiducia nella magistratura ordinaria si accoppiava alla necessità di avere un processo, una modalità di soluzione delle vertenze, delle controversie rapida, comprensibile per le persone, quindi non riservata ai tecnici, in cui le persone deputate a risolvere le controversie o a deciderle avessero dei poteri istruttori che i giudici togati in allora non avrebbero avuto, essendo vincolati alla ripartizione dell'onere della prova. È stata un'esperienza, poi ho riletto alcune cose, abbastanza particolare, abbastanza interessante, che fa capire come alcuni dei principi che hanno poi regolato il nostro processo del lavoro avessero le loro radici in una produzione giurisdizionale del tutto informalizzata, che prendeva vita dai contrasti effettivi e dalla loro soluzione. Questa esperienza è stata naturalmente interrotta dal fascismo, e con la normativa che sappiamo, il patto di Palazzo Vidari ha spazzato via ogni esperienza di base, non solo i consigli di fabbrica, ha istituito i sindacati, insomma, ha ingessato nel diritto fascista borghese quell'esperienza fino a poi a sopprimerla definitivamente. Sostanzialmente i principi di concentrazione, oralità e immediatezza che hanno poi retto il nostro processo del lavoro traggono le loro origini da allora, cioè dalle prime esperienze di contrasti e di controversie operaie con i datori di lavoro nel lontano 1800, negli anni del 1890. Il processo del lavoro, che non a caso è stato introdotto a 3 anni di distanza dallo Statuto dei lavoratori, è stato introdotto nella consapevolezza che non esistono diritti se quei diritti non sono azionabili. E quindi il diritto può esserci, ma se non è azionabile, non è. Ha risposto e risponde a un modello di giustizia aderente al reale, che affida al giudice un ruolo essenziale non solo di interprete della norma, secondo la scala di valori dettata dalla Costituzione, ma di protagonista attivo in procedimenti processuali finalizzati alla ricostruzione della verità. Questo a me sembra il dato principale di quelle che erano le caratteristiche, sono le caratteristiche in teoria del processo del lavoro. E cioè al giudice viene affidata il compito di ricostruire la verità, quale presupposto della sua decisione. All'introduzione con lo Statuto dei lavoratori di quello che si può definire, penso, un diritto diseguale, volto a riequilibrare nella sua diseguaglianza la disparità di forze, di posizione tra i protagonisti del rapporto di lavoro, in questo caso, tanto più nella sua fase conflittuale, il nuovo processo del lavoro affianca una tutela differenziata, volta a inverare il precetto di cui all'articolo 3,2 della Costituzione, cioè a rendere effettivo anche nel processo la rimozione degli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini. I capisaldi del processo sono l'oralità, come è noto, l'immediatezza, la concentrazione, ma a fianco di questi i poteri istruttori conferiti al giudice, che conferiscono al processo del lavoro, per come era stato immaginato, una veste quasi inquisitoria. L'affidamento al giudice di facoltà di pronunce anticipatorie della sua decisione, la gratuità del processo e la pubblicità del processo, perché il diritto del lavoro è essenzialmente il diritto, il processo del lavoro è essenzialmente un processo caratterizzato dalla sua pubblicità.
E la sua pubblicità deriva dal fatto che molti dei diritti che vengono controversi nel processo del lavoro sono diritti che si fondano su processi di diritto pubblico e costituzionale. E quindi, in ragione di questo particolare rilievo di quei diritti, il processo del lavoro è sempre stato un processo caratterizzato dalla facoltà dei cittadini di poter seguire le udienze e i processi. L'oralità riflette la necessità dell'immediato contatto tra le parti e il giudice, cioè il processo del lavoro è fondato su un diretto rapporto tra le parti e il giudice e sulla rimozione di qualsiasi filtro che renda complessa la conoscenza dell'effettività delle vicende che vengono portate all'esame del giudicante, al di là della discussione e della descrizione che ne fanno le parti negli atti scritti introduttivi. A questa oralità risponde l'obbligo di presenza delle parti alla prima udienza, a questa oralità risponde l'obbligo delle parti e soprattutto il rappresentante del datore di lavoro di essere informato sulla vicenda oggetto di causa. Perché? Perché il giudice deve avere nelle mani la possibilità di ricostruire attraverso, non solo attraverso gli atti introduttivi del giudizio, gli atti scritti, la verità della vicenda che gli viene sottoposta. A questo si affianca la sostanziale esclusione di scritti difensivi ulteriori. Non ci siamo più tanto abituati, soprattutto in certi tribunali, ma il processo del lavoro è davvero un processo tutto orale, tutto fatto del rapporto tra le parti, il giudice e i difensori. Non ci sono memorie istruttorie se non per giusti motivi, non ci sono memorie difensive, non sono previste memorie difensive se non per la richiesta concorde delle parti. L'immediatezza e la concentrazione risiedono nel 420, e cioè la previsione di una sola udienza. 420 è il codice di procedura civile. La previsione sostanziale di una sola udienza, in cui in teoria tutto dovrebbe compendiarsi e svolgersi, con l'immediata assunzione delle prove laddove è possibile, con un rinvio di massimo 10 giorni per la loro assunzione se questo non è possibile, con l'indicazione che le prove debbono essere assunte nell'arco della medesima udienza ed evidentemente questo anche al fine di evitare un impugnamento delle prove costituenti nel momento in cui invece l'assunzione delle prove dovesse protrarsi per lungo tempo. L'immediata pronuncia e lettura della sentenza o comunque del dispositivo e il divieto di meri rinvii. Quindi è evidente che tutta questa normativa è finalizzata ad escludere e a sottrarre alla parte forte del rapporto, e cioè il datore di lavoro, il vantaggio che questa può trarre da un inutile prolungarsi del processo. Lo stesso fine ha l'obbligo di immediata e completa esposizione delle allegazioni, delle prove richieste e delle conclusioni e il sistema delle preclusioni che concentra all'inizio del processo tutta la fase conoscitiva che può essere fornita dalle parti. Così come importante per configurare il processo del lavoro sono i poteri istruttori che vengono conferiti al giudice. Sono poteri del tutto eccezionali, espressamente travalicano quelli che sono i limiti del codice di procedura civile, perché il giudice può disporre prove autonomamente al di là dei limiti del codice di procedura civile e lo scopo anche qui è evidentemente la ricerca della verità. Cioè il giudice nel processo del lavoro così come era stato configurato non è un ricettore delle posizioni delle parti e delle difese, delle stesse. È un protagonista alla ricerca della verità
attraverso il rapporto diretto con le parti e non solo con i loro difensori, e attraverso la possibilità di assumere prove che le parti non abbiano immaginato neanche di richiedere. Quindi la ricerca della verità da un lato e il riequilibrio della disparità delle parti dall'altro, perché il giudice che in caso di difficoltà di una delle parti, ed in genere il lavoratore, a fornire le prove, ha la facoltà e direi l'obbligo di ricercarle. Sono tra gli strumenti, in più si affiancano gli strumenti per disincentivare l'ingiustificata protrazione del processo, le ordinanze di condanna anticipatoria della sentenza, la liquidazione d'ufficio degli interessi e della rivalutazione senza bisogno di richiesta di parte. Tutto questo si inscrive nella pubblicità del processo e delle sue udienze. Che costituisce il riconoscimento dell'interesse pubblico che il legislatore pensava annesso al processo del lavoro e alla soluzione delle questioni che involvevano i diritti dei lavoratori, e la gratuità del processo. La gratuità del processo che erano già gratuiti allora negli anni. Nel 1800, alla fine del 1800, i collegi dei proviliri avevano una norma espressa che ne statuiva la totale gratuità per il lavoratore che avesse avuto necessità di usufruire del loro intervento. La gratuità del processo, che era già predisposta prima della legge del 1973, dell'introduzione del nuovo processo del lavoro fin dal 1958, che poi la legge del 73 ha confermato, e che chiarissimamente era, perché adesso non è più esattamente così, chiarissimamente una norma volta a colmare la sperequazione tra le parti, a garantire l'accesso reale alla giustizia ai lavoratori, e costituiva una diretta applicazione dell'articolo 3,2 della Costituzione. Nel primo periodo, primi anni di applicazione del nuovo processo del lavoro sono stati anni, io ho una qualche età e me li ricordo, e sono stati anni di estrema vivacità nell'applicazione effettiva dei principi che lo reggevano, nella ricerca effettiva della verità. Chi è torinese si ricorda del giudice converso. Roberto La Macchia probabilmente se lo ricorda, ma via via, ed era evidentemente rispondente alla crescita dei diritti dei lavoratori, era immediatamente successivo allo Statuto dei diritti dei lavoratori, insomma, era chiaramente rispondente a una crescita dei diritti. Via via, in una gran parte dei tribunali, i principi che reggevano il diritto del lavoro delle origini, che in teoria lo dovrebbero reggere tutt'oggi, hanno dovuto subire un progressivo abbandono, con una loro sostanziale disapplicazione. E in andamento questo parallelo e concomitante con la progressiva sottrazione dei diritti già garantiti ai lavoratori. Vabbè, non è difficile fare degli esempi. La difesa strenua dell'articolo 18 e alla fine la sua sostanziale soppressione fino alla fine con il Jobs Act di Renzi ne è un esempio assolutamente folgorante, così come lo è la liberalizzazione dei contratti a termine, sostanzialmente. E delle somministrazioni, lo è il sostegno, a mio avviso, al precariato e all'aumento della precarietà dei lavoratori. Quindi, man mano che i diritti dei lavoratori decrescono, ne decrescono anche le tutele processuali.
e ne decrescono impressionantemente nei fatti. Nei fatti. In molti tribunali del nostro paese l'oralità è in gran parte abbandonata, cioè il rapporto diretto, la ricerca diretta della verità attraverso il rapporto con le parti è sostanzialmente abbandonato. Le note scritte sull'allegazione delle prove e quelle in sostanziale discussione sostituzione delle discussioni orali sono diventate in molti posti la regola assoluta. Così come frequentemente, e questo non solo in certi tribunali, i giudici bypassano l'importanza dell'interrogatorio delle parti, cioè si riducono a una ricezione di quelle che sono le argomentazioni esposte negli atti. Bypassano l'interrogatorio delle parti, bypassano l'obbligo che le parti debbano essere informate sui fatti di causa, che in particolare ne debbano essere informati quelli che vengono in giudizio a rappresentare i datori di lavoro, così che l'interrogatorio, invece di essere una modalità, così che viene interrogato solo il lavoratore e perché il rappresentante dei datori di lavoro non sa mediamente mai niente di quello che dovrebbe sapere, e la disparità invece di essere eliminata viene accentuata. Non c'è nessun rispetto ormai più, salvo in alcuni tribunali e in parte, dei termini tra un'udienza e l'altra. I processi durano in certi tribunali anche 4-5 anni per un grado di giudizio. I giudici non fanno più un utilizzo effettivo dei poteri istruttori che l'articolo 421 conferisce loro, né si preoccupano di anticipare le loro decisioni con le ordinanze di condanna, per non parlare della gratuità del processo. La norma della legge del 1958, la numero 359, che poi è stata sostituita e confermata dall'articolo 10 della legge introduttiva del processo del lavoro, è stata oggetto di ripetuti negli anni tentativi di abrogazione, poi sempre rientrati fino all'introduzione dell'obbligo al pagamento del contributo unificato, che ha aperto una bella falla nella gratuità del processo, intervenuta nel 2011. Con un'estensione altissima, ormai si paga il contributo unificato, i lavoratori pagano il contributo unificato per le insinuazioni al passivo nel fallimento, lo pagano per l'iscrizione a ruolo dei pignoramenti nelle esecuzioni. Quindi la vera gratuità del processo del lavoro è stata ampiamente messa da un lato. Forse qualcosa si potrà fare. L'abrogazione dell'articolo 9 che ha introdotto adesso che si apre una fase di, in qualche modo, di rivisitazione della giustizia, la Commissione Cartabia, ne parlerò tra un attimo, ci lavora, forse delle proposte alla Commissione si possono avanzare, si può provare a riprendere una funzione di garanzia di accesso alla giustizia proponendo l'eliminazione del pagamento del contributo unificato, così come si può forse far valere l'esenzione prevista nella sua ampiezza vera, l'esenzione prevista dall'articolo 41 dello Statuto dei diritti dei lavoratori, che è norma speciale rispetto alla normativa generale, che è già stata dichiarata tale dal Ministero del Lavoro, che ha dichiarato che sono esenti da tasse e contributi gli articoli 28, perché l'articolo 41 per attività antisindacale, corsi per attività antisindacale, perché in realtà l'articolo 41 dichiara l'esenzione da tasse, tributi, imposte e quant'altro tutti i procedimenti che fanno
fanno valere, nei quali si controverta, si faccia valere dei diritti che trovano fondamento nello Statuto dei diritti dei lavoratori. Ora, non tutti i diritti dei lavoratori trovano il loro fondamento nello Statuto, ma una parte certamente sì. E quindi forse qualche azione si può provare a rimettere in piedi. Ma quello che pesa di più rispetto alla gratuità del diritto del lavoro è la riforma dell'articolo 92 del codice di procedura civile, e cioè che ha reso praticamente quasi impossibile la compensazione delle spese tra le parti e ha reso quindi indefettibile la condanna alle spese della parte soccombente. Su questa riforma ben poco ha inciso tutto sommato l'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza 77 del 2018, che ha semplicemente appena appena allargato le strette maglie che impediscono al giudice di compensare le spese, come invece accadeva prima della riforma dell'articolo 92. E questo costituisce un pesantissimo disincentivo per i lavoratori a ricorrere alla giustizia, un problema molto grosso. E i giudici spesso adottano, tra l'altro perché i giudici spesso adottano per la condanna alle spese dei lavoratori le medie delle tabelle dei compensi professionali che sono alte, sono per un lavoratore molto alte, e in fondo brandiscono molto spesso la minaccia della condanna alle spese nell'ambito dei tentativi di conciliazione. Quindi la gratuità, in questo momento la gratuità del processo del lavoro è davvero rientrata molto molto nei ranghi. Che cosa è successo da ultimo? Quindi in sostanza il processo del lavoro è teoricamente ancora quello, salvo le questioni relative alle spese. Nella pratica non lo è più, perché non viene più praticato. Io penso che una responsabilità ce l'hanno anche gli avvocati, questa è una mia convinzione. L'oralità, la concentrazione, tutto sommato, potevano essere difese con più energia dalle parti del processo che ne avevano un interesse. Questa è la situazione in cui sono intervenute le norme non era una situazione rosea, le norme provvisorie emesse nel corso della pandemia. Le poche norme che hanno riguardato anche il diritto del lavoro, perché in realtà la prima considerazione che, leggendo la normativa dell'emergenza sulla giustizia, sorge è che il diritto del lavoro non viene considerato come un diritto del processo processuale del lavoro, non viene considerato nella sua specificità. Non c'è nessuna norma sulla giustizia emessa nel corso della pandemia che mostri un'attenzione da parte del legislatore, del governo, insomma, ma del legislatore alla specificità del processo del lavoro in ragione dei diritti che vi si controvertono. Per esempio, l'articolo 83 del decreto legislativo 18 del 2020, occupandosi della sospensione delle udienze e della sospensione dei termini, non fa nessun cenno alle specificità dei diritti che sono oggetto del processo del lavoro. E neppure lontanamente si sogna di rilevare come molto spesso quei diritti siano diritti che necessitano di una tutela urgente. E non dico solo i licenziamenti, non sono solo i licenziamenti, non sono solo i trasferimenti che necessitano di una tutela urgente, ma sono per esempio anche quelle che vengono considerate ordinarie. Vertenze tra virgolette retributive perché la retribuzione che non viene corrisposta a un lavoratore è spesso il suo unico provento e
Ed è comunque la retribuzione alla quale la Costituzione annette la tutela di una vita libera e dignitosa. Non c'è stata nessuna possibilità di far rientrare nelle cause considerate urgenti neanche una parte di quelle che sono oggetto del diritto processuale del lavoro. Le altre normative che sono intervenute in quel periodo riguardano la trattazione delle udienze, perché la trattazione delle udienze per scritto, con scambio di note scritte, e le trattazioni delle udienze da remoto riguardano anche il processo del lavoro. E sono queste destinate a restare nel processo del lavoro, sono presumibilmente destinate a restare nel processo in generale e nel processo del lavoro, tant'è che il progetto del ministro Cartabia le prevede e ne amplia anche l'applicazione, quindi è molto probabile. Ora, se l'udienza, la trattazione da remoto, laddove gestite per la trattazione delle udienze che non richiedono la partecipazione attiva di terzi, delle parti, di testimoni, può essere udienze di discussione, si possono fare da remoto, le udienze puramente tecniche si possono fare da remoto. Certamente non così è per le udienze sostituite dalle note scritte, che cancellano totalmente l'oralità del processo del lavoro, e impediscono il contraddittorio tra le parti, perché con lo scambio di note scritte non esiste più possibilità di replica, e quindi la sostituzione della discussione con le note scritte è un gravissimo danno alla difesa delle parti, costituisce un gravissimo danno. Ora, forse nel processo civile meno, perché, ma nel processo del lavoro, dove la discussione orale, le questioni vengono trattate oralmente, non avere la possibilità di replica è un gravissimo danno. Personalmente io mi rifiuto di fare, non ho mai fatto una discussione, e penso che così dovremmo fare. E così i difensori dei lavoratori dovrebbero fare. E cioè, è possibile non sottomettersi alle udienze fatte attraverso lo scambio di note scritte, perché è possibile chiedere la trattazione orale, è sempre possibile chiedere la trattazione orale. E mediamente i giudici la danno poi, eh? Io non ho trovato giudici che non la diano. E io penso che il processo del lavoro vada difeso da questa cosa, tanto più che le nuove modalità di trattazione delle udienze sono appunto destinate a restare, perché fanno parte del progetto di riforma della giustizia del ministro Cartabia. Tra l'altro, le udienze da remoto vengono molto ampliate nella loro possibilità di utilizzo. Comprendono anche quelle in cui si assumono le prove testimoniali, quindi insomma sarà un'estensione della modalità nuova di che dire di altro? Non saprei, perché in realtà queste sono le cose che sono intervenute in questo periodo. Il resto riguarda il nostro futuro. Il resto riguarda il nostro futuro. E riguarda quindi i progetti che la ministra Cartabia ha sul tavolo, e magari ne parleremo dopo. Ora io ringrazio Elena per l'ottimo discorso che hai effettuato per noi questa sera. Abbiamo trattato grazie a lei vari passaggi e devo dire che è un registro una serie di fotografie. Non ti sento, non so perché, ma non ti sento. Voi lo sentite? Sì, meglio, un po' meglio. Allora, dicevo che ringraziamo per l'esempio effettuato, molto preciso e
mi ha così fatto come rivivere certe situazioni, come quando vedi delle fotografie di cose avvenute, solo che la questione che in particolar modo mi colpisce è che queste fotografie non sono in bianco e nero, sono a colori e sono a colori molto vivaci. È che stiamo un po' facendo una sorta di aspettazione a delle modifiche che intervengono nel mondo del lavoro, nel rapporto di lavoro e nell'ordinamento che si crea nel mondo del lavoro. Quindi, quando si parla della libera interpretazione di contratti a termine, quando si parla di ciò che è stato ed è ora il nostro articolo 18, mi permetto di dire il nostro articolo 18, quella che è la gratuità del processo, tu bene ricordavi, ci sono elementi che sono fondamentali per garantire il funzionamento della giustizia e dare una vera garanzia del processo del lavoro ai lavoratori. Enormi in realtà modifiche che sono state attuate, alle quali forse le posizioni di tutti gli avvocati non hanno fatto quella seria e vera opposizione, contrastando questa deriva che è assolutamente, io direi addirittura antidemocratica, perché appunto viene a ledere quelli che sono in ogni caso i soggetti deboli, che erano, sono e continuano ad essere soggetti deboli. Va contro, evidenziato anche quanto tu ricordavi queste scritte. È capitato di fare una istanza dove il chiedevo che l'udienza venisse svolta non con le note scritte, e in modo diciamo simpatico ha detto che l'istanza non era motivata, ma che la norma non chiede la motivazione e che quindi andava bene. Ma intanto ha provato, come dire, a mettere una piccola barriera. Diciamo che noi affrontiamo dei periodi molto particolari, perché adesso che ci sono queste nuove tecnologie, si parla di economy, di algoritmi, tali che le società vengono, dire, a crescere in modo tale che noi si perda invece il controllo di quelle che sono le vere posizioni dei lavoratori e la tutela dei diritti dei lavoratori. Si fa fatica a star dietro a questo insieme, a questo coacervo di norme che hanno cardinato l'ordinamento funzionalistico, ma anche si fatica a stare al passo queste modifiche anche tecnologiche che comportano appunto una difficoltà nel mantenere una certa tranquillità ai lavoratori. Alcune strategie di autodifesa ce le hai elencate. Passerei la parola a Piero, così vediamo di affrontare completamente gli argomenti. A te, Piero. Ok, ciao a tutti, io sto parlando dal mio telefonino, quindi se ci sono problemi evidenziatemelo, insomma, perché sto fuori. Elena ci ha rappresentato la condizione del processo del lavoro, non abbastanza disperante in molti casi, ma attenzione, quella riguarda i diritti
cosiddetti residui del lavoro. E io voglio affrontare invece quali diritti residuano e qual è di questi giorni, di queste settimane, la chiara alternativa che ci si pone. Tonolo diceva giornata particolare, ce ne saranno tante, perché l'uscita dalla crisi, crisi si intende ripresa e resilienza dopo la fine del blocco dei licenziamenti, parliamoci chiaro, perché qualcosa di rilevante è accaduto nella legislazione, di questo ne parlo subito. Il blocco dei licenziamenti con unito alla CIG per tutti ha rappresentato un intervento normativo molto rilevante, forse gli unici in Europa, ci dicono, non ci interessa, ma rilevante, perché il precedente è nel 46, nel dopoguerra, ci fu il blocco dei licenziamenti, senza i quali, senza il quale non so a cosa avremmo assistito. E intanto lo stesso blocco non ha impedito, le ultime dati ci dicono, i 900.000 perdite di posti di lavoro, altri dati ne davano 600.000, e questo ha riguardato esattamente il gigantesco mondo del precariato, e cioè chi aveva un contratto stabile e chi aveva un contratto precario a termine che scadeva e non è stato rinnovato, ma soprattutto le collaborazioni autonome, il gigantesco, ripeto, mondo che era fuori dalle tutele del lavoro subordinato, pur essendo a tutti gli effetti lavoro subordinato. E intanto crolla un primo mito, quello che ci ha accompagnato in questi decenni, con l'incentivo alla fuga dalla subordinazione. La fuga dalla subordinazione è fuga dalla tutela e da diritti, e l'abbiamo visto questi 600-700 mila disgraziati che cosa hanno. Però stiamo al tema principale su cui vorrei riflettere con voi, e cioè che noi dobbiamo difendere il lavoro come si difende la salute, e uscire dalla pandemia sia tutelando la salute sia il lavoro, cioè dobbiamo uscirne vivi. Ora l'alternativa politico-giuridica la stiamo vedendo ed è molto chiara. Padronato e destre conservative politiche, destra politica che sostiene, è tornare allo status quo ante, puramente e semplicemente. Una uscita invece diversa dalla crisi significa il blocco progressista affronta i temi sia di nuova disciplina dei licenziamenti collettivi, sia la riforma degli ammortizzatori sociali, sia la politica attiva del lavoro. Cose che si tengono e stanno insieme, perché sta arrivando la fine della ingessatura costituita dal blocco con CIGS. E che cosa adesso noi vediamo con più evidenza? Che mentre la uscita dalla crisi che vuole il padronato è quella che innesterà gravi tensioni sociali, qualcuno parla di una guerra civile interna, perché non pensate che 600-700 mila licenziamenti, che si aggiungono al milione di cessazioni dei rapporti di lavoro, 900 mila ci dicono già accaduti, non avrà conseguenze anche politiche. Allora dobbiamo un po' concentrarci poi su questo, e anche per entrerò nel dettaglio di queste normative, perché vedete che tra l'altro tutte si tengono, ma voglio tornare alla premessa che noi abbiamo già fatto nostra, riprendere un po' il discorso che abbiamo già fatto a Palermo. E la cosa che mi è venuta in mente in questi giorni è riprendere in mano un libro di Vivien Forrester di 25 anni fa, che titolava, un libro che ha avuto tanto successo, l'ha presentato in tante, L'orrore economico, e aveva il sottotitolo Non dite che non vi avevamo avvertito. La sostanza di allora della tesi era: il liberismo
distruggerà i diritti di chi lavora e metterà in crisi la democrazia, oggi ci siamo. E ci siamo, attenzione, perché non 25 anni fa, ma due domeniche fa, con molti amici e compagni, ho condiviso e abbiamo discusso una lezione di Alain de Benoist. E abbiamo discusso anche facendomi aiutare da una mia collega di studio madrelingua francese, e io della lezione di Alain de Benoist del 29 maggio ho condiviso tutto insieme a tanti altri. Alain de Benoist, lo sapete, è l'ideologo, il più importante, della nuova destra europea. E la sua lezione era Le libérismes contre le peuple. Ora, perché ci troviamo in un crinale pericoloso? Andiamo subito, non perché De Benoist le analisi le fa, ma i rimedi non li né li ipotizza. E poi la storia ci ha detto che poi il liberismo e il capitalismo, le pulsioni fascistoide le ingloba e le fa sue, e poi le supera. Noi però, il mondo progressista deve approntare i rimedi, perché vi ripeto, il successo della Meloni e l'aver letto su una di un sondaggio serio che il 13% degli elettori del PD simpatizza per la Meloni, ci dice di quanto siano forti alcune idee della destra sociale. Sappiamo che è un inganno, però, ripeto, noi dobbiamo contrapporre il nostro progetto. Ora vi parlo delle tre riforme che andrebbero subito messe in campo per completare il progetto che ha accompagnato cassa integrazione per tutti e blocco dei licenziamenti, perché prorogare il blocco selettivo veramente non significa niente, significa solo ritardare. Ma la tempesta perfetta, come diceva De Masi, all'orizzonte, non è che tu la elimini prorogando per qualche mese il blocco. Se non lo accompagni, da cosa lo devi accompagnare? Ora, il primo tema su cui abbiamo dibattuto, anche come giuristi democratici, e da tanti anni come Comma 2, tant'è che un nostro esponente poi si è fatto portatore di un progetto di legge, Emilia Romagna, che sta già alle Camere, è oggi prenderla in considerazione, perché è l'unico rimedio per evitare, arginare, limitare i licenziamenti di massa, per i quali, ripeto, può essere messa in crisi la democrazia, eh? E il rimedio è, certo, è quello di utilizzare i 27 miliardi del SURE, risparmiando decine di miliardi di NASPI, finanziando la riduzione della settimana lavorativa da 5 a 4 a parità di retribuzione e senza oneri per l'impresa. I miliardi ci sono, e questa è la vera politica attiva del lavoro, che non è una critica all'assistenza o all'assistenzialismo, noi la chiamiamo assistenza doverosa, è il rimedio unico per impedire i licenziamenti di massa. Perché? Perché è applicata a 5 milioni dei 16 di lavoratori dipendenti, e ci vuole, ripeto, la legge, elimina o rende superflui, a parità di ore lavorate, 1 milione di posti di lavoro, cioè elimina 1 milione di licenziamenti, cioè allarga la base occupazionale di almeno 1 milione. Se accettata, e tutti i dati dicono che sarà accettata dai lavoratori, lavorare 4 pagati 5 giornate a settimana, se 2/3 dei 16 milioni, 10 milioni accettano, è non solo difensiva per i 700, 800, il milione di cui parla Confindustria di licenziamenti, ma addirittura espansiva. Per mantenere i miliardi di ore lavorate ci vorrà un altro milione di occupati nuovi. Ora, perché
noi dobbiamo mettere mano a questo. Perché non c'è alternativa all'uscita a destra o all'uscita a sinistra dalla crisi. Non c'è alternativa, o è l'una o è l'altra. E perché tutto si tiene? Nel senso che noi da tempo, noi giuristi democratici, ma una parte di noi sta anche in un'associazione specialistica che è Comma 2, e che chiaramente per approfondire appunto temi più specialistici, abbiamo tanto spinto per il salario minimo legale. Perché è un anno fa, due anni fa, si è bloccato. Ora, alle obiezioni nobili di una parte del mondo sindacale è stato risposto migliorando la legge, nel senso che c'è finalmente l'erga omnes che la CGIL si sogna da decenni, e l'erga omnes, attenzione, è anche accompagnato dalle regole sulla rappresentanza che il mondo sindacale, la CGIL soprattutto, sogna e rivendica da decenni, e cioè regole sulla rappresentanza e rappresentatività. E questo è necessario quando tu rendi erga omnes i contratti collettivi, e cioè con validità generale, e non possono essere tutti con validità generale, perché sappiamo che dei 890 contratti collettivi più della metà non fa parte dei sindacati maggiormente comparativi e prevedono paghe da fame. Quindi la norma sul salario minimo legale si porta dentro l'efficacia generale dei contratti collettivi, e finalmente entriamo anche nelle regole della rappresentanza e rappresentatività della democrazia sindacale. Ora, i tre motivi ignobili per cui questa norma, questa legge è stata fermata, ne parlerò solo se qualcuno li vuol sapere, ecco, li vuol conoscere. Però vi dico di com'è importante questo, e perché si tiene con le altre riforme che stanno in ballo e che dobbiamo sgombrare gli alibi. Vanno fatte adesso, perché il Parlamento non è composto da come dicono i sondaggi. C'è una solida maggioranza giallo-rossa, primo partito 5 Stelle, secondo partito PD e poi LeU, solida maggioranza assoluta alla Camera, giallo-rossa, maggioranza relativa al Senato. Quindi non ci sono alibi, per cui non ci sono i numeri. E andiamo allora alle cose da fare. Perché, ad esempio, questa norma del salario minimo era importante che vada in porto? Perché quella si lega anche al gigantesco tema del proliferare degli appalti. A cosa dibattito anche questo che noi abbiamo fatto recentemente, perché con la ripartenza, con le grandi opere, eccetera, si è posto pure il tema appalti, subappalti, subappalti ancora e il massimo ribasso. Perché tutti sappiamo che uno degli elementi per cui, e qui tocco un altro tema di una norma che sta già alle Camere, abbiamo avuto già due audizioni, perché vedo, cerco di spiegarmi perché tutto si tiene, perché la grande maggioranza degli appalti endoaziendali, quelli comunque connessi col ciclo produttivo, la stragrande maggioranza, se ripristini una norma di un rigo, semplice semplice, e cioè la parità di trattamento del committente, datore di lavoro, con tutti quelli che ci lavorano, appalti, subappalti, ecco, elimina il problema. Nel senso che il tema della moltiplicazione di appalti e subappalti si scarica solo sull'entità dei profitti, visto che la retribuzione non la posso toccare e c'è la parità di trattamento fra tutti gli addetti, con l'impresa committente, fra tutti gli addetti agli appalti e subappalti che operano nelle imprese, ripeto, ande aziendale. Ecco, questo, una norma di questo genere, che è esistita nel nostro ordinamento, esattamente esistita dal 1960 fino al 2003, e vi assicuro che non ha impedito lo sviluppo in Italia, ha impedito l'orrore che noi vediamo, perché dalle proliferare degli appalti, Guglielmi mi sembra in un convegno recente ha detto il vero cuore nero
del mondo del lavoro, ma io mi sembra di allargare il vero cuore nero della democrazia di questo paese. Perché intorno agli appalti, vi ricordate il più grande Consip, si giocano le vere partite di potere di questo paese. Vanno in crisi i governi. E perché? Perché negli appalti chi vince è chi non impiega i soldi suoi. Le organizzazioni criminali mica impiegano i soldi loro, traffico di cocaina, estorsione. E quindi viene spazzata via una parte di imprenditoria sana. C'è lo sfruttamento dei lavoratori, il ribasso un attimo di Bes, perché non c'era la parità di trattamento, anche se adesso c'è entrata nell'articolo 50. E soprattutto c'è anche la elusione fiscale e tributaria. Guardate, le più belle sentenze sugli appalti illeciti io le leggo dalla Cassazione tributaria. Perché? Perché attraverso la moltiplicazione di appalti e subappalti, anche con l'uso di cooperative, ma qui ci torno un secondo, le cosiddette cooperative spurie, e si creano dei costi deducibili per l'IVA. E non se la paga l'IRAP. E l'Agenzia delle Entrate agisce in giudizio. E ripeto, le più belle sentenze, più efficaci nel distinguere gli elementi di un appalto lecito da quello illecito, addirittura vengono dalla Cassazione tributaria. Perché? Perché c'è anche un grande attività di elusione e di evasione fiscale. E a questo contribuiscono, e qui torno all'altro tema, anche il moltiplicarsi di cooperative spurie. Ora, questo tema è diventato drammatico perché intanto ha infangato una delle ultime cose che rimanevano della sinistra del Novecento, la cooperativa, l'imprenditore di se stesso, la solidarietà. Adesso quando parli di cooperative, quelli che vengono al nostro studio tremano, non sappiamo nemmeno chi è, tutti sappiamo che le cooperative, l'associazione tra cooperative serve solo vita di 2 o 3 anni in un appalto, poi falliscono, non hanno versato le ultime tre retribuzioni, il TFR lo paga ovviamente l'INPS, poi subentra l'altra cooperativa che va avanti 3 o 4 anni e poi al solito rifallisce. Diciamo tutta questa gigantesca illegalità che le cooperative, anche le cooperative cosiddette spurie consentono. E quanti sono? Se fosse un fenomeno marginale, non ce ne dovremmo troppo preoccupare. Basta, insomma, la forza del grande movimento delle cooperative, quello su base democratico, la Lega e la Confcooperativa. Ma loro ci dicono che sono più numerose le altre che quelle che aderiscono a queste due grandi confederazioni di cooperative. È come se, per farvi un esempio di cosa significa, se CGIL e CISL e UIL dicessero dei 900 contratti, i 400-500 che stipulano gli altri hanno più iscritti di noi. Questo per renderci conto del perché quello è un pezzo che è cuore nero del mondo del lavoro, ma anche della democrazia, e perché tutto si tiene. E cioè, il salario minimo serve ad evitare le paghe da fame, e quello che noi leggiamo tutti i giorni, perché se tu fissi un minimo, ovviamente, e fissi la parità di trattamento, non solo nel gigantesco mondo degli appalti, l'80% secondo me svaniscono, perché allora i ribassi continui si scaricano solo sui profitti delle imprese, allora le imprese i profitti ci tengono. Ma ci sono anche nel settore pubblico, però sono poi in quello privato che diciamo questo è più rilevante, lì una normativa c'è. Ma soprattutto sì, con il salario minimo si evita quello che noi sentiamo invocare persino da Ichino, che oggi diceva: beh, ma 5-6 euro va bene, 5-6 euro ovviamente lordi, che capite che cosa sono. E quindi quel, ripeto, ritorno alla diffusione di working poor, li hanno chiamati, perché abbiamo assistito pure a questo ulteriore aspetto devastante. È povero chi lavora! Non sono più i disoccupati o i sottooccupati con i part-time involontari. Oggi la povertà colpisce milioni di lavoratori attivi, proprio perché
c'è tutto questo sistema di non solo di contratti pirata e altro. Ora, perché vi dico tutto si tiene? Adesso mi è venuto in mente anche un'altra cosa. I rider bucano il video, tutti ne parlano, ma scusate, cosa ha fatto la politica? Oltre che dare solidarietà quando questi finalmente, che sono poi paria, facevano proposte, proteste, niente. Eppure bastava una norma che io ho tradotto dallo spagnolo, è una norma che li qualifica come subordinati avendo quelle caratteristiche, la normetta. Nemmeno quella. Ora, e qui ci ritorno e mi aggancio a un altro tema, perché una parte del mondo progressista dice: bene, ma allora ecco la riforma degli ammortizzatori sociali, perché bisogna dare una tutela generalizzata anche al di fuori del mondo del lavoro subordinata. Quando però hanno presentato il conto al Tesoro, gli hanno detto: cari, e dove stanno tutti questi miliardi? Ora, è chiaro che c'è un rapporto assicurativo sottostante all'erogazione della NASPI o agli ammortizzatori, altri ammortizzatori sociali che mantengono vivo il rapporto, come la CIGS, cioè indennità di disoccupazione, NASPI, CIGS, i lavoratori se la pagano. Ora, se tu in quel mondo stimato in 2 milioni e mezzo, 3 di collaboratori autonomi, vuoi dargli gli ammortizzatori sociali, e chi glieli paga? I metalmeccanici, i chimici, gli edili. Ora, la prima cosa da fare è bonificare quel vasto mondo. Ed ecco allora, esattamente come per i rider, si tratta di mettere mano alla nozione di subordinazione. Perché tutti dicono che il mondo, il lavoro è cambiato, eccetera, però il 2094 è rimasto uguale da 82 anni. È possibile che la nozione di subordinazione può essere vincolata al 1942? Ora, un modesto intervento che abbiamo preparato, che lo riscrive modernamente, magari con le parole della Corte Costituzionale, addirittura del 96, e cioè della doppia alienità, sei subordinato se stai nell'organizzazione altrui e se altri si utilizzano la tua prestazione costante. Elementare, ma questo, ed ecco perché tutto si tiene nella filiera salviamo il lavoro come dobbiamo salvare la salute. Tutto si tiene perché bonificando dai 2 milioni e mezzo, riconducendole ai 900, 800, 900 mila collaboratori veri, e togliendo ovviamente gli iscritti alle casse che se la pagano loro, gli ammortizzatori, o comunque danno un contributo, allora è sostenibile dalla fiscalità generale anche una riforma importante degli ammortizzatori sociali e il loro criterio di generalità. Ecco, perché ci ritorno un attimo, perché poi vado a chiudere, ecco, insomma, a meno che non vogliamo poi interloquire, a me fa piacere e spero che il mio telefonino abbia funzionato. E perché oggi è più grande di noi giuristi democratici, di noi giuslavoristi la questione? Perché questa veramente tocca la questione democratica, e perché lo abbiamo detto a Palermo, e questo biennio terribile, quest'anno terribile, il biennio dopo Palermo ce l'ha confermato. Cioè, le democrazie esangui, quelle liberali, sono state salvate dal diritto del lavoro e dallo Stato sociale nel dopoguerra. Erano uscite da due mattanze mondiali le democrazie liberali. Ora, aver incluso il mondo del lavoro, i ceti popolari, il diritto del lavoro sono garantiti anche nelle democrazie, non è che serve la rivoluzione proletaria. Ha dato forza alle democrazie. Ma se queste viene meno, si indeboliscono le democrazie. Ha ragione Alain de Benoist, e avete visto, hanno ragione persino il 13% di elettori del PD che guardano con simpatia Giorgia Meloni, la destra sociale. Ecco, è una questione importante. Lo scontro è in atto, perché non è che ne siamo usciti. Le opzioni sono molto chiare. Quella del padronato e della destra è, insomma, diciamo, molto netta.
molto chiara e sta preparando la vittoria dei fascioleghisti, se non contrastata. Quella del mondo progressista è non solo, ripeto, per salvare il lavoro come dobbiamo salvare la salute, ma perché senza questo pure la democrazia è a rischio, perché togliamoci anche non solo gli alibi, che questo non ci sono i numeri ci stanno, ma attenzione, non è che i fascioleghisti poi non faranno niente, loro sono riformisti e l'hanno già detto le riforme che faranno. Salvini farà il regionalismo differenziato, significa la disintegrazione dell'Italia e l'abbandono del Sud. La Meloni il suo Repubblica Presidenziale. E siete sicuri che poi dopo 5 anni ce lo ridanno il potere alla democrazia, ce la restituiscono? Io non lo so, perché in Ungheria stanno aspettando da tanti anni il fascista Orban che ripristina le regole democratiche, perché poi si sa dalle riforme istituzionali si passa anche alle altre, alla libertà di stampa e alla libertà politica e tout court. Quindi è una battaglia in corso. L'importante, mi scuso se sono andato troppo oltre e se mi sono pure infervorato, è che noi giuristi democratici ci siamo stati anche con la componente che sta nei giuristi democratici, più specialistica di giuslavoristi, e continuiamo con l'attività di proposte, ripeto, molte delle quali stanno già alle Camere. Dobbiamo continuare a scuotere la sinistra per dirgli metteteci mano, perché la giornata particolare che ritornava a Tonolo non sia tante, tante giornate di particolare nelle quali poi precipiti pure la democrazia italiana. Ho finito. Grazie, grazie Piero del tuo solito e apprezzatissimo fervore che ci coglie e ci fa un po' anche tremare sulle sedie, perché poi c'è sempre il pericolo di stare comodi a guardare la normativa che passa, ma dobbiamo anche renderci conto che le normative ci possono anche buttare giù dalle sedie noi e soprattutto tutti i lavoratori che si rivolgono a noi per vedere i loro diritti garantiti. Diciamo che l'idea di difendere il lavoro come la salute mi pare un'ottima idea. D'altronde la nostra carta costituzionale dice anche qualche cosa del genere. Chissà che ci siano dei gruppi che possano trovare dei vaccini validi a tutela del lavoro. I gruppi dovrebbero essere dei gruppi di sinistra. Forse il problema è individuare i gruppi di sinistra in questo momento. C'è qualcun altro dei presenti che vuole intervenire, che vuole dire qualcosa? Io ho visto che Carmelo ci ha lasciato e ci ha salutato, ma Salve, sono Mauro Riccardo dei Progressisti Democratici di Roma. Riccardo. Mi sentite? Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Ti sentiamo bene, vai. Io volevo ringraziare innanzitutto tutti i relatori per l'iniziativa, però volevo fare due osservazioni. La prima relatrice ha giustamente sottolineato come il processo a distanza crea notevoli problemi, no? Per il principio d'oralità. Ed è giusto. Io aggiungerei un aspetto, però. Anche nel rendere una testimonianza, anche quello potrebbe essere un problema, cioè nel senso che spesso la connessione non è
limpida, non viene resa in maniera netta, ecco. E quindi anche la genuinità della testimonianza rischia di essere compromessa. Questo è uno dei problemi, secondo me. Poi volevo sapere un'opinione in merito. La seconda osservazione, e qui chiudo, si faceva riferimento al problema dei riders. Se non erro, c'è stata una sentenza della Corte di Cassazione che ha regolarizzato la posizione dei riders, sia a livello contributivo che assicurativo, sia a livello di tutela dell'integrità fisica. Mi sbaglio? Io ovviamente spero che, se è così, questo possa aprire la strada a un filone giurisprudenziale in questo senso, però volevo sapere opinione in merito. Grazie. Grazie Riccardo, grazie. Non so se Elena o Piero vogliono dire qualcosa, perché io potrei sulla testimonianza e sulla necessità di fare le testimonianze non in modalità telematica. Qui a Venezia l'impostazione è che i testimoni vengano sentiti personalmente in presenza. Salvo che vi sia un previo accordo degli avvocati. Io lo trovo sempre sconveniente perché a me è successo che in sede di interrogatorio libero, dopo che era intervenuto il collega appunto da remoto ha lasciato la sua sedia al datore di lavoro che doveva essere interrogato, questo ha fatto delle dichiarazioni tra sé, ma che non sono state udite dal giudice. Quando il giudice gli ha domandato di spiegare le cose, questo signore è stato molto più preciso. Non so perché non lo vedevo, quali fossero le occhiate o le parole che potessero giungere dal collega lì vicino. Per quanto riguarda i riders, invece, ricordo che 30 anni fa, qualcosa di più. C'era la questione dei Pony Express. Diciamo che per fortuna la Cassazione ha dato una certa individuazione, ma facciamo sempre molta fatica anche a tanti decenni di distanza a trovare subito una chiara determinazione e definizione giuridica di alcune situazioni lavorative che appaiono nuove, ma che tanto nuove non sono. Sicuramente c'è molto vecchio e è un vecchio che avanza e che bisogna invece ostacolare. Ma non volevo togliere la parola agli ottimi Piero ed Elena, a voi dire se volete qualche così vostro pensiero a Riccardo, che ringrazio dell'intervento. Grazie a voi. Ecco, io l'unica cosa che posso dire e che penso sotto il profilo delle udienze è che il processo del lavoro è nato e deve restare un processo vivo. Il giudice deve vederli i lavoratori, deve vedere i testimoni, deve guardarli in faccia.
perché se no si spersonalizzano, non si capisce di quali diritti siano portatori, sono uguali a una qualsiasi altro soggetto. Cioè l'oralità non è solo la possibilità di parlare, è la possibilità di vedersi, di capire le situazioni attraverso il contatto. Il processo del lavoro è nato come un processo vivo, non come un processo di norme e basta. Questo è, a mio avviso, il nodo centrale di questa vicenda, anche in relazione alle nuove forme di udienza che vengono fuori. I giudici spesso, perché non sono più i giudici degli anni 70, non più, non li vogliono vedere i lavoratori. Bisogna costringerli a vederli i lavoratori. Bisogna costringere a vedere i lavoratori e i testimoni, bisogna costringerli a guardarli in faccia, io questo penso. E sui rider hai ragione, la Cassazione è intervenuta, ha detto una serie di cose interessanti. Il problema è che, come ben sappiamo, va bene per quei rider lì però. Bisogna da quelle cose lì tirar fuori una normativa che allarghi le maglie che adesso ci sono del lavoro subordinato e dica che quelle persone lì, una norma che valga per tutti, che chi lavora in quel modo lì è un lavoratore subordinato. Non possiamo correre dietro per molto tempo alla giurisprudenza, che per carità, il mio mestiere va bene, ma non è la cosa sufficiente. Bisogna in qualche modo, questo periodo, traendo spunto da quella giurisprudenza lì, trovare il modo di sfondare sulle caratteristiche del lavoro subordinato, anche in Sono relazione a queste persone. perfettamente d'accordo, per questo ho parlato di stratificazione giurisprudenziale. Io spero che, come dire, anche se il precedente da noi non c'è perché non è concepito, però voglio dire, spererei che una stratificazione in questo campo si crei tutto qua. Grazie. Non parlo più. Mauro, volevo solo dirti questo, nel senso che, attenzione, come ha già accennato Elena, non solo la Cassazione, ma anche, ad esempio, la bellissima sentenza del Tribunale di Palermo per quel rider che aveva quel nome curioso, Tutto lo Mondo, si chiamava così. Non vale per tutto il mondo, vale per quello. E che succede? Succede che la supplenza della magistratura in questo caso non può funzionare perché dei 30.000 rider in servizio non è che 3.000 fanno causa, ma 3. Ok? E perché? Perché comunque il sistema nostro non è prevista la generalizzazione, perché ogni controversia poi è limitata alle parti. No? E tant'è che non è che si è generalizzata il riconoscimento della natura subordinata. Solo una giustizia ha detto che probabilmente li avrebbe assunti. Adesso la realtà è che si sono mosse le procure, come sapete, e la procura di Milano è quella che ha fatto poi le denunce, le hanno fatto anche, diciamo, noi di Comma 2, insieme ad altri, e hanno fatto quel provvedimento molto duro, simile a quello che era stato fatto in Spagna, lo stesso procedimento, in cui gli hanno ordinato di regolarizzare ai fini previdenziali, assicurativi e anche retributivi 60.000. Solo che il giudice penale poi non è che qual è l'esatta retribuzione la determina lui, perché la realtà di fatto oggi, ancora oggi, è che l'unico contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina quella vicenda è quello firmato da UGL. Infatti, no. Attenzione, UGL che continua a definirli autonomi e continua a prevedere il trattamento normativo a cottimo come il secolo scorso. Capite? Quindi prevede alcuni piccoli
piccoli avanzamenti, ma non risolve la questione. Ora in Spagna, dove si è seguita più o meno la stessa percorso italiano, alla fine la politica si è assunta la sua responsabilità, non è che ha lasciato fare i giudici, e alla fine hanno fatto un articolo, una legge di un solo articolo, in cui lo descrivono e li chiamano subordinati. Fide. Sono io che probabilmente sono troppo ottimista, è questo che mi vuoi dire. No, ti voglio solo dire che bene se ci fossero 10.000 controversie, ma siccome sono meno di 10, perché la gente e i radar hanno paura, allora la politica è con intervento legislativo semplice, perché non è che possiamo scaricare sui giudici, e perché non è che il radar che corre tutto il giorno, poi deve sbrigarsi a correre pure dall'avvocato, e perché poi i giudici non tutti hanno le sensibilità del Tribunale di Palermo, anche altri che rigettano. Allora ci vuole una soluzione legislativa a un problema che l'intero arco politico, più o meno, persino la destra che attaccava lo sfruttamento dei lavoratori perché era fatto da multinazionali, capito? Se erano padroni italiani, nazionali sì, ma tutte le grandi società di delivery sono nazionali. Quando noi abbiamo fatto le denunce penali, abbiamo dovuto vedere le costituzioni di tutta gente che viveva in Arizona, in Scozia, in Inghilterra. Quindi diciamo, c'era una sorta di unità complessiva, ripeto, la destra sovranista solo perché gli sfruttatori erano non nazionali, ma la politica non è che può lasciare fare ai giudici, ripeto, perché la gente debole, impaurita, allora una sola norma c'è ancora, io l'ho fatta tradurre anche dallo spagnolo, è abbastanza semplice. Vabbè, scusa, ecco, solo per dirti che insomma qui la politica deve fare il suo mestiere, No, non è che scarica. grazie del Ok. confronto, figurati. Io volevo solo intervenire intanto per ringraziare tutti e invitare tutti a far circolare questo dibattito che ho trovato estremamente approfondito e interessante. Sapete che è stato registrato, quindi lo potremo fare girare agevolmente. Volevo solo aggiungere, in relazione a quello che diceva Elena prima, che non solo il giudice deve guardare in faccia e vedere il lavoratore, ma il giudice dovrebbe vedere anche il luogo di lavoro. Io mi chiedo quanti di noi hanno avuto occasione ancora da 10 anni a questa parte almeno di fare un sopralluogo in fabbrica o su un luogo di lavoro, cosa che regolarmente si faceva in passato, tutte le volte in cui si poneva il problema circa la interpretazione di una mansione che secondo il lavoratore avveniva in un certo modo, secondo il datore del lavoro. Allora si risolveva facilmente attraverso il sopralluogo. Allora, oltre a far vedere al giudice la faccia del lavoratore, facciamogli vedere anche dove si va. Grazie ancora a tutti. Ringrazio Piero e Elena e dei loro interventi, Roberto per queste ultime indicazioni che ci ha dato e Mauro per le così, domande che ci hanno sviluppato ancora nei nostri. Grazie a voi. Direi che possiamo salutarci se nessuno ha altri interventi da fare e vi ringrazio tutti per l'interessante coinvolgimento dato. A Piero, vedo che prendi parola. Volevo salutarvi, che mi ha fatto tanto piacere stare con voi. Ecco, volevo Ora solo si salutarvi. Ho preso registrerà la la parola per conferenza. salutarvi e per mandarvi un affettuoso saluto a tutti e un abbraccio. Bene, adesso Ciao, sei ciao qui. Elena. Un Ciao. abbraccio anche da Quindi me. possiamo salutarci così. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Andrò, ciao. Grazie ancora.